Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Cult of the Lamb, dove oggi finalmente andiamo a sfidare il secondo predicatore. Secondo predicatore che finalmente possiamo andare ad affrontare, perché mi sono portato avanti, ho sconfitto, diciamo, gli altri boss durante ovviamente le mie partite in maniera abbastanza easy, oserei anche sottolineare. Però adesso le cose si faranno serie, perché oggi affronteremo il secondo predicatore e poi successivamente finalmente potrò caricare la mia vera partita e potrò farvi vedere appunto cosa significa gestire per l'appunto gestire il culto ad un livello, diciamo, un po' più hardcore, anche perché il culto che ho fondato io è il culto basato appunto su una meccanica un po' più cattiva, un po' più aggressiva rispetto alla classica cultura, diciamo, medio. Una cultura media dove magari si cerca di dare dolce e amaro ai propri follower. Io, pugno di ferro, totalmente aggressivo e con sacrifici e con ovviamente culto della morte che praticamente fa da sovrana al mio alla mia partita, anche perché nella mia vecchia run ad hard avevo fatto diciamo un culto molto più bilanciato rispetto a quello che ho fatto successivamente, anche perché il culto bilanciato vi consente comunque di gestire meglio la fede e un po' tutto in generale. Però se fate appunto un culto molto più aggressivo, molto più spietato dal punto di vista umano, i power up e il progresso dei vostri potenziamenti sarà molto molto più veloce, sarà molto più rapido. Quindi dipende molto da voi, da quello che volete fare, in quanto se volete godervi, diciamo, l'esperienza e non volete rushare troppo probabilmente con i contenuti, vi consiglio un culto un po' più equilibrato rispetto al normale. Quindi dare magari qualche premio. Là c'è addirittura il power up della corona, quindi mi sa che vado di qua. E quindi veramente dipende molto da quello che volete fare voi. Potreste per l'appunto ritrovarvi con un culto super potente, ma un po' più difficile dal punto di vista gestionale, oppure un culto, diciamo, un po' più mite dal punto di vista di crescita, ma che comunque vi consente di gestire meglio la situazione. Ecco, io ogni volta questi qua che mi fanno danno praticamente dall'altro lato della mappa, io li odio con tutto me stesso. Voi non avete idea di quanto io li odi, questi nemici. Probabilmente sono quelli che odio di più in assoluto all'interno del gioco. Allora, mi dai gli artigli? No, io preferisco la spada, decisamente. Decisamente la spada. Aiuto, non ci blocchiamo, ci manca solo questa. Ok. Quindi vi stavo dicendo per l'appunto che la decisione della gestione del culto è interessante da questo punto di vista, perché voi potete scegliere di essere gentili nei confronti dei vostri follower e quindi, diciamo, essere un po' più disponibili, gentili, essere accondiscendenti, eccetera eccetera, e avere una crescita un po' più lenta, oppure una crescita un po' più rapida però caratterizzata appunto dal sangue e dalla violenza che si verrà a creare all'interno della vostra religione. Io ho scelto questa strada perché l'ho trovata più pratica per una modalità very hard, in quanto avere potenziamenti subito più potenti rispetto al normale consente di rushare un po' di più la parte roguelike.
o roguelite, chiamatela un po' come vi pare. Mentre invece il lato gestionale è vero che risulta essere un po' più complesso, però al tempo stesso, con due o tre trucchetti che si possono utilizzare, non credo di aver avuto tutta questa difficoltà. Ovviamente ve lo farò vedere. Vi farò vedere ovviamente che cosa intendo per combo o trucchetti. E qui siamo di fronte al nostro predicatore, quindi dobbiamo arrivare adesso alla fine della mappatura. Ok, facciamo attenzione, è vero che posso mettere il poison ai miei nemici, ma il poison è sempre un'incognita un po' infame. Sto prendendo un sacco di decorazioni, addirittura più di quelle che forse ho nell'altra partita. Non saprei addirittura. No. Minchia, mi sono schivato proprio mentre mi stava dando la spadata. Che sfiga. Peccato, quel cuore azzurro me lo volevo tenere proprio per la boss fight. Perché spero di farla no damage. Se devo essere sincero. Ecco. E ci siamo tolti il pensiero del cuore azzurro. Così, giusto per togliermi ogni dubbio, dice va bene, non lo prendi, è a posto così. La cosa infame è che questi stronzi che volano in questa maniera. Ecco. Che volano in questa maniera, cioè, non vengono stunnati quando li colpisci. E io qua è dove mi incazzo, perché cioè tu fai dei nemici dove praticamente non vengono stunnati. Questo è sicuramente più utile, il Divine Blast. Cioè, nemici che non dico muoiano subito, perché comunque va bene, dici non muoiono subito, ok. Lo posso accettare. Ma che non vengono manco stunnati. Cioè, nel senso, io non posso praticamente neanche temporeggiare per tentare di fare. Per tentare di fare qualcosa. Vedete che comunque questi qua, comunque nemici più piccoli vengono stunnati. Minchia, lascia. Sì, lascia, la prendo. Tanto il poison ce l'ho passivo. Non ce l'ho che dipende dall'arma. Quindi lascia va più che bene. Eccoci qua. Ovviamente ho sbloccato il combattimento e l'ho fatto una volta, ma sono morto come un pirla. Perché avevo le dagger e veramente usare le dagger contro questo nemico è una cosa a dir poco fastidiosa. Fastidiosa a dir poco. Ah, vero, c'ho il coso, il Divine Blast adesso. Sì, perché prima avevo un altro attacco, quindi per questo ho fatto la corsa. Merda, mi ero bloccato.
In realtà vorrei fare un bel poison, ma non ci riesco a beccarlo. Ok, fate attenzione a quando si piega su se stesso, perché vuol dire che sta facendo la lingua. Ecco, tipo adesso. Che non lo riesco a poisonare. Ok, facciamo attenzione. Tra poco è a metà vita, quindi passeremo alla fase 2. Fase 2 che tra l'altro è infamissima, perché è veramente infamissima. Ecco qua. Praticamente che cosa succede nella fase 2? Che il boss se ne va per un motivo o per un altro e ci lascia praticamente contro tutti i minion. Minion che però da un lato sono anche più infami del nemico stesso. Il consiglio che vi do è quello di farli saltare e dopo vi avvicinate, perché hanno comunque una superficie di atterraggio molto elevata. I minion questi qui li potete uccidere come quando volete, non sono una grossa difficoltà, mentre invece queste rane più grosse vi consiglio sempre di farle atterrare, rollare o andare incontro e colpire e scappare. Meglio un colpo dato bene che un colpo dato male, ovviamente. Ecco quello che stavo per fare io. Fate attenzione, ecco, fate attenzione subito quando sconfiggete i nemici, perché ecco, queste sono tutte le lingue. Fate attenzione quando sconfiggete i minion, perché il boss atterrerà al centro e atterrerà facendo danno. Quindi è una bella infamata questa. Quando poi appaiono tutti i mirini a terra, fate attenzione perché sono le lingue. E le lingue fanno danno a OE. Ok, vabbè, dai, è morto. Oh! Che cazzo? Cioè, pure quando uccido il boss, crepo. Prendiamo il secondo cuore d'eretico. Non è difficilissima come boss fight, però dipende anche con quale equipaggiamento ci arrivate. Perché se ci arrivate con le dagger, affrontare questo tipo di nemico a combattimento ravvicinato può essere molto fastidioso. Con una spada o con un'ascia si riesce a gestirla molto molto bene, specialmente contro i minion, che poi sono una rottura di palle allucinante. Però diciamo che ora, ecco, ora, se io ora prendo danno, se ora a me conta questo danno come se fosse danno della boss fight, è una merda, perché c'era l'animazione di mezzo e le moschette e le moschitos, le piccole mosche, mi hanno fatto un danno inutile. Mi hanno fatto un danno inutile in questo caso, che io avevo già ucciso il boss. Quindi non ha senso questo danno che ho preso ora. Boh, vedremo. No, ok. No damage from Bishop. Ok, almeno questo me l'ha considerato valido. 30% di bonus di oggetti, perché appunto l'abbiamo fatta senza subire danno, quindi ok, e da questo momento in poi quindi abbiamo sconfitto due predicatori e siamo nello stesso esatto punto della mia partita originale. Quindi
ricaricherò adesso, da questo momento in poi, la mia vera partita con strutture diverse, culti diversi, riti diversi, e ovviamente vi spiegherò tutto. Ovviamente spiegherò tutto quello che ho fatto in precedenza, vi farò vedere tutti i potenziamenti che ho sbloccato e perché soprattutto ho sbloccato determinati potenziamenti, anche perché, come vi ho detto prima, esistono comunque delle combo particolari che si possono effettuare tramite rituali eccetera eccetera, che ovviamente vi farò vedere, quindi su questo non c'è dubbio. Qui devo sistemare i letti, che sennò i miei followers non hanno dove dormire. Riparare i letti ovviamente è più sconveniente, perché una volta che vi si distruggono i letti, la cosa più intelligente da fare è fare lo shelter e costruire lo shelter in modo tale che appunto poi si possa aumentare di grado il vostro, possa aumentare di grado il vostro giaciglio per far dormire i follower, e ovviamente non ripararlo ogni 2x3. Qui adesso io dovevo sbloccare quello, mi aveva detto qua la Lumberyard, vabbè. Non mi serve più ormai qua sbloccare le robe, perché ve le farò vedere nella partita mia originale, quindi questo diciamo è tutta una cosa extra che sto facendo per è una cosa extra che sto facendo appunto per il momento, ma vi farò vedere adesso che cosa ho costruito, che cosa ho fatto io nel mio culto diciamo d'origine, quindi nel mio culto originale, e vi spiegherò anche il perché ovviamente ho fatto determinate scelte, perché ovviamente ci sta, ci sono delle scelte che bisogna fare e che ovviamente vi daranno dei bonus, vi daranno malus in generale, però se utilizzate con criterio sono delle ottime risorse per il vostro futuro. Anche la possibilità di levare la fame al vostro culto, o la possibilità comunque di indurre un effetto, diciamo, di assuefazione della nostra religione, no? Ok, talk to Antre, che... Oddio, tu ti sei ammalato? Oddio, vi siete ammalati tutti? Ah no, questo wake up, poverino. Aspetta, ma è perché non ho costruito il letto? Va bene. Comunque sia, finisco ovviamente di fare le ultime cose qua, giusto perché mi dà fastidio vedere queste cose campate in aria. E dopodiché ci vediamo nella mia partita originale e vi spiego un pochettino quello che è successo. Eccoci qua. Dopo aver sconfitto i primi due predicatori, siamo pronti per caricare la mia vera avventura, la mia vera partita a Very Hard, dove non solo ho sconfitto i primi due predicatori, ma come potete notare abbiamo praticamente una differenza di praticamente 30 giorni e altre 6 ore in più di gameplay, proprio perché ho sviluppato molto di più la situazione gestionale del mio culto, che in questo caso è il culto culone, come potete vedere dal titolo, e che ovviamente ha delle radici più solide e soprattutto delle radici un po' più crudeli, un po' più cattive, come vi avevo spiegato tempo addietro. Ci sono diverse cose che ovviamente dovrò spiegarvi e che vi spiegherò all'interno di questo video, per poi successivamente passare alla fase ovviamente successiva, andando nella terza zona, comunque nel terzo bioma, tentare di sconfiggere il terzo predicatore e continuare così ovviamente il nostro salvataggio e quindi la nostra avventura definitiva. Quindi carichiamo in modo tale che vi possa mostrare tutto ciò che ho fatto all'interno di questa partita, che è veramente tanta roba rispetto alla roba classica che ho fatto nel salvataggio precedente. Come potete notare abbiamo diverse strutture, abbiamo diverse costruzioni in più, abbiamo tante cose che effettivamente posso spiegarvi all'interno di questo all'interno di questo salvataggio, ma non vi preoccupate perché a tempo debito vi spiegherò tutto.
Ovviamente qui arrivano nuovi follower che sono quelli che ho preso dalla mia precedente run, probabilmente, a questo punto. Cioè, credo che siano quelli della mia precedente run. Ecco qua. Allora, come potete notare, ci sono diverse strutture che praticamente sono comparse magicamente all'interno del gioco, che ovviamente adesso vi spiegherò come è giusto che sia. Allora, come potete notare, la mia fattoria in questo caso è di livello 2. Quando la fattoria viene gestita ed è di livello 2, viene gestita, diciamo, in maniera autonoma dai nostri follower, che raccoglieranno i semi quando verranno, ovviamente quando cresceranno, daranno l'acqua e daranno anche il fertilizzante, perché come potete vedere qui abbiamo la compostiera, che per l'appunto serve a fertilizzare il terreno della nostra farm, della nostra fattoria. La fattoria di livello 2, come potete notare, possiede un forziere al centro che vi darà la possibilità di raccogliere ovviamente tutti i materiali, tutti gli oggetti che in questo caso sono stati raccolti dai vostri follower per poterli poi usufruire o comunque per poterli utilizzare durante la cucina. Una cosa che sicuramente avrete notato è il catenaccio nella fede e nel mangiare, che mi danno una mano incredibile per gestire il culto al 100% senza preoccuparmi di nulla, ma adesso ne parleremo. Ho poi costruito due prigioni che mi servono principalmente per i dissidenti, che in questo caso io non uccido subito perché non posso ucciderli perché appunto ho già effettuato il rituale o comunque per tanti altri motivi, e quindi preferisco tenerli segregati e successivamente come potete notare li posso rilasciare una volta rieducati al mio culto, per poi ovviamente averli come forza lavoro all'interno del mio diciamo del mio villaggio. Poi ho costruito le capanne, come potete vedere, le capanne rinforzate, che mi consentono comunque di restare, che consentono ovviamente ai follower di poter dormire più comodamente, e sono anche più resistenti dei semplici letti. E poi, come potete notare, ho costruito le mie farm. Infatti esiste la possibilità di costruire la farm del legno, la farm della pietra, che come potete notare qui adesso sono praticamente disposte in maniera uniforme, quindi 2 e 2. Qui ne ho una in più perché l'ho costruita in più, ma niente di che, ma solitamente sono 2 unità di legna e 2 unità di pietre, perché le costruzioni, soprattutto quelle più avanzate, richiederanno anche il raffinamento delle vostre risorse, raffinamento che si può effettuare tramite appunto il tavolo consacrato. Tavolo consacrato che ci consente di ottenere i materiali pregiati, quindi la legna che diventa legna pregiata, la pietra che diventa pietra pregiata e così via. Per quanto riguarda invece poi le altre costruzioni, abbiamo il sanificatore che ci consente comunque di poter lavare e igienizzare il terreno in maniera autonoma, quindi quando i nostri follower andranno a vomitare da qualche parte all'interno del gioco, cioè all'interno della mappa, andranno poi successivamente a pulire da soli il loro vomito, quindi si riesce a mantenere un livello di igiene praticamente sempre al top. Ho costruito anche i bagni. Bagni che ovviamente vi consiglio di costruirne in 3 unità, perché diciamo che ogni bagno può contenere bene o male 5 follower, diciamo le esigenze in generale di 5 follower. Io ne ho 13 al momento, quindi avere 3 bagni è la soluzione migliore. Per quanto riguarda ovviamente gli edifici e le costruzioni in generale, oddio, qua c'ho una quest. Questi sono dei dissidenti che vogliono joinare il nostro culto. Io ovviamente li declino in questo, anzi potrei anche accettarli, però siccome la fede è bloccata, per il momento declino, così non perdo praticamente nulla. Detto questo, vi faccio vedere ovviamente quali sono stati i miei upgrade che ho fatto durante la mia partita. Allora, la cosa importantissima è ovviamente quelli di base, prenderli tutti. Poi vabbè, le farm, sia quella del legno che quella della pietra, e il missionary. Il missionary è la struttura che vi consente di mandare uno dei vostri follower a caso in missione, in esplorazione per il mondo, e ottenere delle risorse. Esiste anche il livello 2 ed esiste anche il livello 3, e io le ho costruite tutti e 3.
Esiste anche il livello 2 delle farm, che permettono ovviamente di resistere più a lungo e di ottenere più risorse, cosa che farò successivamente. La farm, quindi la fattoria livello 2, la compostiera livello 2 che ancora non ho fatto, e poi tutto il resto che per il momento, per quanto riguarda l'harvest totem, quindi permettere alle piante di crescere più in fretta, sinceramente non mi interessa più di tanto. La cosa che devo provare è assolutamente la demoniac summoning, ovvero summonare un demone che mi può accompagnare all'interno delle mie esplorazioni. Questa sarà una cosa che voglio assolutamente provare, e la voglio provare insieme a voi in video, quindi me la sono conservata proprio per questo. Poi abbiamo il culto livello 4, che già io appunto ho portato praticamente al massimo, e adesso posso sbloccare tutte le risorse a livello 3, tutte le strutture a livello 2 e 3 che completeranno il mio culto in generale. Altra cosa importantissima: rituali che costano meno e rituali che durano, il cooldown dei rituali che dura meno. Questo vi consiglio assolutamente di sbloccarlo, perché dipende la situazione, vi aiuterà in maniera vertiginosa. Poi ho costruito anche la propaganda speakers, che sono praticamente degli altoparlanti che, messi all'interno di determinate aree, consentono ai nostri follower di lavorare più velocemente o alacremente, dipende come sa, dipende in che modo volete utilizzare il termine. Poi i bagni, la tenda per curare i malati, e poi ovviamente il sanificatore, o comunque la stazione sanificatrice, proprio per avere un tasso di igiene sempre alto. Successivamente si potranno costruire i capannoni più grandi, quindi dei veri e propri monolocali, cosa che ovviamente farò in futuro. È la stazione di refineria di livello 2, che ancora non ho sbloccato, ma che a breve farò, che consentono ovviamente di raffinare i miei diciamo strumenti, o comunque di raffinare i miei materiali in modo più rapido. Per quanto riguarda il resto delle strutture, ovviamente delle costruzioni, non c'è altro da sottolineare, ho veramente poco da sottolineare. Ora, in questo caso, io direi che posso mandare qualcuno a lavorare, a prendere la legna. Tu sei un dissidente, no? No, non sei un dissidente. Quindi tu vai a raffinare materiali, tu vai a fare legna, tu vai a fare pietra. Ok, gli altri invece li metto lì a pregare, così almeno ho un po' e un po' di roba da poter fare. Ok, a questo punto vi faccio vedere anche quali rituali ho sbloccato durante la mia run. Intanto facciamo il sermone, che è importantissimo. Ecco, mi consente ovviamente di avere il level up, che ormai ho praticamente finito. Come potete notare, ho praticamente finito. Sblocchiamo le armi godly, che sono le armi divine, che sono fortissime. Trovare queste armi in una run non dico che vi consentono di vincere, ma quasi, perché sono veramente straordinarie. E poi ovviamente, per quanto riguarda la corona, per quanto riguarda ovviamente i comandamenti, ho sbloccato i potenziamenti con i cuori, che sono gli stessi che ho fatto praticamente anche nella vecchia partita, ovvero un cuore oscuro a partire da subito e la possibilità di poter ritornare subito indietro dopo aver esplorato una stanza del dungeon. Così, se ho bisogno soltanto di racimolare follower e tornare indietro, lo posso fare senza dovermi necessariamente completare tutto il dungeon. Questo è veramente molto molto comodo, ve lo consiglio come potenziamento, se non come primo, probabilmente come secondo. E poi invece vi parlo anche dei mantelli. I mantelli vi danno la possibilità di avere dei potenziamenti passivi che si attivano fin da subito quando esplorerete il dungeon, ma per ottenere questi mantelli dovrete completare delle side quest particolari. Completare queste side quest particolari, che vi vengono affidate solitamente dagli NPC che incontrerete in giro per il mondo, vi consentiranno di ottenere un frammento di mantello. Ogni 4 frammenti di mantelli ne potete sbloccare uno. Io al momento utilizzo quello bianco, che è quello che consiglio praticamente a tutti.
letteralmente a tutti. Il mantello bianco vi consente di prendere direttamente 4 carte all'inizio della run e quindi evitare di dover collezionare le carte perché le prenderete tutte da subito. C'è anche da dire un piccolo malus di questo mantello che purtroppo, facendo sparire le stanze con i tarocchi, si avrà un tasso minore di far apparire le stanze con le armi. Quindi solitamente l'arma che troverete all'inizio del vostro dungeon sarà la vostra arma praticamente finale. Quindi è un mantello che comunque vi consente di risparmiare tempo, perché non vi costringe a cercare le stanze per i tarocchi, ma al tempo stesso vi impedisce di poter cambiare l'arma e vi impedisce comunque di poterla cambiare, perché appunto fa spawnare meno le stanze delle armi. Poi ci sono altri mantelli che si possono sbloccare, che io per il momento non ho sbloccato e che sbloccherò solo per il gusto di sbloccarli, ma probabilmente, a parte il mantello dorato che vi consente comunque di fare più danno se non venite colpiti, e inoltre se venite colpiti subirete il doppio del danno, quindi un po' una sorta di rischia tutto, che probabilmente è un mantello che può essere utile in fasi avanzate del gioco, soprattutto per i giocatori più esperti. Un altro mantello che probabilmente vi consiglierei potrebbe essere anche questo, ovvero il fatto di poter raddoppiare la potenza delle maledizioni a differenza delle armi melee. Quindi se vi piace giocare di più con le maledizioni, questo potrebbe essere il vostro mantello ideale. Poi per il resto non c'è nient'altro che vi devo dire. Vi devo far vedere i rituali che ho scelto io, che come potete vedere hanno un cooldown ridotto, un cooldown decisamente ridotto, dove abbiamo il rituale del fuoco, che è praticamente sbloccato da tutti, è obbligatorio sbloccarlo praticamente per tutti. Il sacrificio della carne, che ci consente di sacrificare i nostri follower tramite ovviamente la combo, che in questo caso è il Belief in Sacrifice, che è una passiva che si sblocca per i vostri follower, che consentono di guadagnare fede se sacrificato un follower anziché farlo morire di vecchiaia. Quindi ci saranno anche queste decisioni che dovrete prendere all'interno del gioco per costruire una sorta di build per quanto riguarda il vostro culto, per avere diciamo dei miglioramenti passivi e attivi che si possono sbloccare anche tramite i rituali. Il rituale del fungo, che reputo OP a livelli incredibili, si sblocca incontrando il villaggio dei funghi all'interno del secondo bioma. Una volta incontrati i funghi nel secondo bioma, parlate col capo villaggio, eseguite o comunque completate in questo caso la sua side quest, e nel momento in cui completerete la sua side quest riceverete questo rituale che vi consente praticamente di incrementare la fede al massimo e di lockarla per ben 2 giorni. E voi sapete che con i rituali in cooldown ridotto questo rituale praticamente lo potrete spammare in maniera pesantissima. Poi ho messo il rituale per il lavoro non stop, dove praticamente i miei follower per 2 giorni consecutivi non accuseranno la fatica. Altro rituale che mi consente appunto di generare devozione più velocemente per addirittura 3 giorni. I follower che mi donano soldi. Questi sono tutti rituali che ovviamente fanno perdere fede, se potete notare, no? Se notate, questi sono tutti rituali che perdono fede, ma in combinazione con il brainwash, quindi con i funghi allucinogeni che ci consentono di mantenere la fede al massimo, noi non perdiamo niente. E poi abbiamo anche il duello tra 2 follower che si possono scontrare tra di loro, e poi sta a noi decidere se sacrificare il perdente o se risparmiare il perdente. Solitamente faccio combattere i vecchi in modo tale che io possa appunto poi uccidere i vecchi, sbloccare il tratto del sacrificio e quindi guadagnare più fede dopo aver sacrificato un mio follower anziano, e quindi guadagnare più potenziamento e guadagnare più fede. Ora, in questo caso che io ho la fede bloccata, posso fare questi rituali e non perdere praticamente niente. Quindi, come potete vedere, le combo di cui vi parlavo prima, i trucchetti di cui vi parlavo prima, sono esattamente questi, ovvero cercare di ottenere quei rituali che vi possono aiutare e successivamente utilizzarli tutti quanti in combo. Come potete vedere, io praticamente, ecco, ora mi sono finite le ossa,
perché giustamente ho fatto molti rituali uno dopo l'altro, mannaggia a me, va bene. Però ovviamente sono delle combo utilissime da poter fare. Infatti, come potete notare, io adesso praticamente sto piantando funghi a destra e sinistra, proprio perché i funghi mi consentono di poter effettuare il rituale del brainwash, quindi del lavaggio del cervello letteralmente, e poter bloccare la mia fede sempre al massimo. Ora in questo caso sta scendendo la fede, voi la vedete a metà, ma nel momento in cui si sblocca, perché finirà poi la mia diciamo il mio rituale finirà e quindi si avrà la possibilità appunto di poterlo rifare successivamente, la fede andrà automaticamente al massimo. Così come quella della fame, che praticamente mi consente di bloccare la fame per, diciamo, questo periodo di tempo, e poi sfruttarlo ovviamente in diciamo sfruttarlo successivamente a mio favore, ovviamente, quindi bloccare la fame in modo tale che io non debba pensare a cucinare le robe per i miei follower. E tra l'altro la cosa più interessante è che il rituale del fungo, come potete notare, non si effettua con le ossa ma solo con i funghi. Quindi questa è una cosa molto 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 interessante. E poi invece ovviamente il rituale del cibo si effettua con le ossa, ma così come tutti i rituali vengono effettuati con le ossa, da noi ovviamente c'è questa cosa. Per quanto riguarda le dottrine, se le volete vedere, ecco come siamo combinati. In Afterlife, che in questo momento sono arrivato al numero 3, ho sbloccato il rito del sacrificio. Anzi, il tratto del sacrificio, ovvero dove i miei follower credono nel sacrificio della carne e quindi guadagnano fede quando sono io a uccidere un follower. Poi ho messo il funerale, perché era, penso, la cosa migliore. Quindi quando mi muore un follower posso celebrare la messa per guadagnare 20 a fede. Questo perché? Perché se io non effettuo il sacrificio, e soprattutto, come potete vedere, good die young trait, se un mio follower muore di vecchiaia perdo 20 di fede. Quindi che cosa mi conviene fare? Se dovesse morirmi un follower anziano, faccio il funerale e praticamente riguadagno quei 20 di fede che perdo in precedenza. Se invece sono io a sacrificare il mio follower, ne guadagno 10. Siccome io non posso effettuare sempre dei sacrifici, perché ovviamente i sacrifici hanno un cooldown, qualora dovessero morirmi di vecchiaia, io effettuo il funerale e quindi vado in pareggio. Quindi dovete fare attenzione anche a cercare queste combinazioni ideali per il vostro mantenimento della fede al massimo. Successivamente abbiamo Work e Worship praticamente al massimo, dove ho preso Faithful Trait, dove praticamente i miei follower guadagnano il 15% di devozione più in fretta, quindi tutte le passive dove si ha un 10% di riduzione di devozione prodotta viene completamente annullata, perché appunto viene sovrascritta da questa. L'ispirazione, che mi consente di aumentare la mia fede di 7 addirittura, al posto ovviamente del blessing, quindi l'ispirazione che mi va a potenziare il blessing. Questa è un'ottima arma quando non potete effettuare rituali che aumentano la fede. Fare l'ispirazione ai vostri follower vi darà una grandissima mano. E poi il rituale dove per 3 giorni si ottiene più devozione dai nostri follower alla preghiera. E poi il rituale dove appunto per 2 giorni i nostri follower non subiranno stanchezza e quindi potranno lavorare ininterrottamente. La possessione, o la possibilità di estorcere soldi ai miei follower. Qui ho i tratti, ho il tratto dove praticamente guadagno fede costruendo posti dove dormire migliori, quindi se aggiorno i luoghi per dormire mi consentono ovviamente di ottenere fede. Poi un rituale dove i miei follower mi lanciano praticamente i soldi addosso, una sorta di money rain nei miei confronti, che bisogna utilizzare in combo con il brainwash, mi raccomando, perché questo fa perdere un 20 o 30 fede addirittura, quindi molto pesante. Poi uccidere i follower, questo ovviamente mi consente di aumentare la fede e al tempo stesso mi consente anche di eliminare i dissidenti. Il combattimento, che è molto utile per quello che vi ho detto prima. L'assoluzione,
che in questo caso mi consente di far lavorare il 5% più velocemente i miei follower, però se ovviamente c'è qualcuno in prigione, la loro produzione di fede, cioè la loro fede cala di 15 ogni volta che c'è un dissidente o qualcuno in prigione. Quindi questo è molto importante per mantenere le prigioni sempre vuote. E poi ovviamente utilizzare un follower che diventa praticamente l'esattore delle tasse, che praticamente andrà in giro dai vostri follower a chiedere soldi, e io poi posso accumulare le cifre quando vado da lui e dirgli: senti, com'è andata la situazione, dammi i soldi, eccetera eccetera. Per quanto riguarda la fame, invece ho messo il rituale che cancella la fame per 3 giorni, e il rituale, anzi il tratto, come vi avevo spiegato precedentemente, che mangiare erba non mi darà nessun tratto negativo. Questo è molto comodo in emergenza, quando non potete cucinare nulla e avete soltanto erba. Cucinate l'erba e praticamente permettete ai follower di poter mangiare senza stare male. Quindi diciamo che questa è solamente una scappatoia, è soltanto una via di fuga fondamentalmente per quello che è il vostro culto in generale. Detto ciò, mi sembra che per il momento io non debba dirvi più niente, quindi vi ho spiegato praticamente tutto quello che è successo. Ecco, ora in questo caso la fede mi è scesa, perché ovviamente adesso si accumuleranno tutti i malus che ho accumulato durante tutte le giornate. Però se vi faccio vedere adesso come funziona l'ispirazione, vi faccio vedere come la mia fede praticamente aumenterà in livelli incredibili in giro in veramente poco tempo. You must restore your faith. Sì, quindi devo ripristinare la mia fede. Ho capito. Quindi facciamo i blessing, che mi aumentano 7 di fede ogni qualvolta lo faccio. Quindi un numero veramente veramente elevato. Posso fare anche un altro comandamento. Bene, così concludiamo l'episodio con un comandamento oggi. Vedete già come la fede sta aumentando? Guardate la fede già come sta aumentando. Quello sta male. Stanno male, quindi li faccio coricare. Qui c'è un letto che ripariamo, visto che per il momento non posso costruire quelli di livello superiore. Ah, c'ho un dissidente. C'ho un dissidente. Potrei sacrificarlo in realtà. Potremmo... È che forse non ho abbastanza ossa, vero? Mi sa che non ho abbastanza ossa. Allora, nuovo rituale. La fame. Vediamo cosa c'è. Ah ecco, questo mi permette di far crescere immediatamente i semi. Oppure il rituale della pesca, che mi consente di ottenere il doppio del pesce. Io no, preferisco quello dei semi, così posso praticamente far spawnare subito i funghi che mi servono, questi in quantità industriale. Questo è ottimo per me. Ok, praticamente questo è il mio ultimo rituale. Ah, e aumenta anche la fede. Ottimo. Io però mi sa che qua come rituale, esatto, non posso fare nulla perché mi mancano le ossa. Se no avrei sacrificato volentieri il mio dissidente, cosa che non posso fare e che quindi purtroppo mi costringe a buttarlo in prigione. Sì, purtroppo al momento mi costringe a metterlo in prigione. Allora, andiamo a fare adesso l'altro... Ecco. Questa è la scappatoia migliore, ragazzi, perché se vi capita una situazione come la mia, in questo caso dove non si ha praticamente... non si hanno le ossa per effettuare i rituali, fare la benedizione è ottimo. Ok. Qui abbiamo ottenuto la carne, perfetto. Qui facciamo... Ecco, però lui adesso è stanco, quindi lo mando a dormire. Perché poverino è stanco. Qui il mio letamaio lo riempiamo ancora. Non so, ecco qua mi si è distrutta la farm della pietra.
Non so a chi altro devo fare il rituale del... Ecco qua. E vedete già come praticamente la mia fede è ritornata a livelli massimi. Cioè, proprio manco il tempo, la mia fede già si è ripristinata. Allora, ricostruiamo un'altra farm di pietra che era precedentemente qua, quindi la ricostruiamo, la facciamo ricostruire. Qui abbiamo una inspiration, quindi cosa sblocco? Sblocchiamo i bungalow migliori. Never collapses addirittura, quindi non può essere distrutto. Ottimo questo. Quindi una volta costruiti questi saranno definitivi praticamente. Ok, e allora a questo punto proviamo. Addirittura, madonna, 2 lingotti d'oro mi costano. 10 cacca. 10 cacche, 2 lingotti d'oro e 2 legni? Incredibile. Cioè, quindi da questo momento in poi la cacca sarà fondamentale. Non la posso più mettere là nel fertilizzante. Qui mettiamo la legna da raffinare. E qui mettiamo l'oro. Qua mettiamo l'oro da raffinare. Ok. Qui abbiamo compiuto la missione, quindi guadagniamo altra fede. Vedete? Perché poi è tutto così, ragazzi. È tutto è un guadagnare fede, è un fare questo, fare quello. Cioè, è tutta una cosa. Questo è malato. Questo sarebbe il mio esattore delle tasse, poverino. Mettiti a letto, riposa. Non ho costruito le tende per guarire i miei, diciamo, i miei. Cioè, non ho costruito le tende. Ah, ok, qui possiamo piantare. Ok, qua ci pensano adesso i miei followers. Ok, quindi costruire questi shelter sarà molto molto utile. Sarà molto utile. Qui mettiamo il... Vabbè, qui purtroppo non possiamo fare nient'altro. In spedizione li manderemo più avanti, perché con il brainwash, praticamente con la possibilità di poterli drogare, le percentuali delle missioni aumentano a livelli pazzeschi. Quindi è molto conveniente questo. Ecco, qui possiamo fare praticamente i bei cestoni di cibo per far sì che tutti possano mangiare il top. Così non prendo malus praticamente dal mangiare. E niente, per quanto riguarda, diciamo che per quanto riguarda la situazione al momento non devo dirvi nient'altro. Quindi vi ho spiegato fondamentalmente le mie strutture e il perché ho costruito determinate strutture e vi ho fatto vedere qual è la situazione del mio villaggio. Dalla prossima volta io adesso farò qualche esplorazione, farò qualcosa appunto per poter reclamare. Ecco qua mi prendo i soldi, mi prendo praticamente del tempo per poter racimolare comunque delle risorse e fare alcuni rituali, proprio perché ve li farò vedere praticamente la prossima volta. Quindi per il momento è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me, se ci sono dubbi ovviamente scrivetemi sotto in chat e io come sempre vi aspetto alla prossima. Bye bye!